Sì, secondo me ha fatto bene. Cioè, intendi che ha fatto bene all'inizio? No, no. Scusa, tu cosa avresti fatto al suo posto? Io avrei fatto come tutte le persone normali. E quindi vuoi dire che lui non è una persona normale? Magaia, ma ha ucciso migliaia di persone. Molte di queste non gli avevano fatto nemmeno niente. Ma come non gli avevano fatto niente? Volevano impedirgli di raggiungere il suo sogno. Magaia, tu sei una psicopatica. E invece tu non capisci niente. Guarda che lui aveva un obiettivo. Voleva cambiare le cose. E almeno lui aveva le palle di farlo. Ragazzi, di cosa state parlando? Death Note! Guarda che non c'è niente da ridere. Comunque stai proprio bene con questo nuovo taglio di capelli. Grazie. È vero, hai un sacco di stile. In bocca al lupo per adesso, ok? Dai, dai che forza. Spacchi, dai che spacchi. Ui, tu l'hai già sentita, eh? Sì, sì, è bravissima. Brava! Beh, allora, è andata bene, no? Sì, scusami, all'inizio ero un po' nervosa. Ma no, un po' d'emozione ci sta, però poi è andata bene. Sì. Devi solo ricordarti che all'inizio attacco io. Sì, hai ragione. Beh, ci vediamo mercoledì allora. No, mercoledì mi sa di no, mi hanno spostato il turno. Giovedì? Ti faccio sapere. Vabbè, dai, allora ci vediamo. Ciao, ciao. Raga, buona ciao. Serata. Ciao. Ciao! Oh, ma è una voce pazzesca! Io mi sono cioè, ti giuro, mi sono emozionato. Grazie, ma non è vero. Ho iniziato malissimo. Ma cosa dici che hai iniziato malissimo? Sei stata divina. Beh, all'inizio hai un po' steccato, però... Ascolta, poi... lascia perdere lui che tanto non capisce niente di musica. Ma no, hai ragione. Ho iniziato male perché ero nervosa. Ma nessuno se n'è accorto. Cosa hai detto? No, dico che non se n'è accorto nessuno. Tutto bene? Oi, Sofì! Sì, sì. Senti, ma quando è che canti al 1930? Ti è andata una data? Oh, io comunque Tommaso quando fa così non lo sopporto, eh. Deve sempre stare al centro dell'attenzione. Sofì, tutto ok? Sì, scusami, ti sto ascoltando. No, è tutta la sera che sei così. Ma non sei felice? Sì, è che sono tante cose tutte insieme, tranquilla. Beh, comunque se hai bisogno di qualcuno con cui parlare. Io pensavo di starti sul cazzo. Magari un po' all'inizio, ma perché mi sembravi... un po'... menosa, forse? Ma non so neanche più perché. Magari all'inizio nessuno vuole mostrarsi per com'è davvero. E quando è che avrei smesso di esserlo? Forse quando ho smesso di essere stronza. Comunque, settimana scorsa stavamo esagerando. Mi dispiace davvero. No, no, tranquilla. Anch'io ho esagerato. Guarda, ora che ci penso, non mi ricordo neanche più perché abbiamo litigato. Davvero non ti ricordi? No. Tu? Ma questa non è casa di Valentina? La tua amica scomparsa? Sì. Messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile. Se desidera informazioni sui numeri di telefono, come? Valentina, tu? Sofia. Quindi anche tu sei per filosofia? Non ne sono sicura, sto ancora valutando. Adesso faccio un anno all'estero con la scuola, poi vedo. Valentina, l'anno all'estero l'ha cambiata. Vieni, ti presento gli altri.
Alla fine sì, ma non sai che giri per riuscirci. Non volevano farci entrare. Poi abbiamo conosciuto un ragazzo che tra l'altro che figo. E ci siamo arrampicati su una pianta che lì hanno tipo quelle querce secolari. Ciao! 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 Che sono enormi! Siamo arrivati fino al muro e ci siamo buttati dall'altra parte! Non l'hai ancora capito? Capirei presto. Non puoi scappare. Perché mi hai rinchiuso qui? Questa non è una prigione. Questo è il confine dell'oblio. Sono morta. Solo il tuo ricordo. Cina e li spedisce ai magazzini Amazon. Ah, certo, ci sono i dazi doganali, ma io ho un amico in Pakistan che ci fa battere i costi. Tu, tra l'altro, investendo il capitale, hai la percentuale più alta, anche se poi faccio tutto io. No, è garantito. Cioè, è garantito da un mio amico che mi dice che è sicuro. No, ascolta, non è semplicemente investire un capitale. Qui si tratta di investire sul futuro, no? Quando il prodotto vende, tu vai al top, no? Sei sicuro? Ma no, figurati. Vabbè, però non sai cosa ti perdi. Vabbè, ci aggiorniamo, così ti propongo martedì una cosa interessante che mi è venuta in mente. D'accordo? Ciao. Allora, buongiorno amore. Com'è andata? Benissimo. Scusami, e io ce l'ho proprio fatta, sono proprio riuscita a venire, sai, la riunione è andata troppo avanti, abbiamo parlato un sacco di cose, però ho messo delle buone basi, quindi non potevo andarmene. Poi siamo andati a cena, scusami allora. Ma dai, raccontami, dai. Papà, mi dispiace tantissimo che tu non sia potuto venire. È stato veramente bellissimo, per la prima volta c'erano tutti i miei amici. Poi forse all'inizio ero un po' nervosa. Però... Ma no! Ma che dici? Ma tu sei bravissima, io lo so. Tu sei troppo critica. Credi di più in te. Fai come tuo padre. Credi in te stessa. No, ma papà, io ci credo. È che ieri sera è successa una cosa strana. No, scusa. Pronto? Ah, carissimo! Com'è che va? Tua moglie? Ah, no. Oh, mi dispiace. Ma lo sai chi è Ronald Wayne? E sai perché non lo conosci? Perché nel 76 ha venduto tutte le sue azioni Apple per $800. Sì, oggi sarebbe l'uomo più ricco del mondo. No, ecco, voglio proporti una cosa di questo tipo. Adesso ti racconto, sì. Adesso ti spiego. Comunque sei tornata tardi ieri. È durata così tanto? Affari miei. Quando vai a scuola devi tornare a casa presto. Te l'ho già detto. Ma si può sapere che vuoi? Vorrei evitare che tu perda l'anno per questa stronzata del canto. Solo perché a te non piace fare niente non significa che io non possa avere una passione. È una questione di priorità, Sofia. Ma per me è una priorità. E poi ai miei amici piace quello che faccio. Ai tuoi amici? Ma se non ti cagavano fino a settimana scorsa e tornavi a casa piangendo? Vaffanculo. Hai visto? Fammi finire, sono 4 pagine. Tanto il succo, che c'ho ragione io. Sì, perché l'ha detto Yagami 2005, no? È un'autorità. Vabbè, finisci di leggere.
Raga, da ieri che state litigando su sta cosa, ma non è che... Che cosa? Vabbè, scusate. Carissima, applauso! Oh, grazie! Grazie, Sofì, brava! Quasi perfetta. Sì. Raga, lei è Camilla, è appena arrivata. Piacere, ciao. Camilla. Marco. Ciao, piacere. Gaia. Piacere, Camilla.